in collaborazione con Venti e 31 minuti primi in diretta su TV Oggi Salerno. Buonasera, ben ritrovati. Un nuovo appuntamento con Zona Mista News. La Salernitana si prepara alla trasferta di Pisa, sold out, ma era facile immaginarlo. Il settore riservato ai supporter granata polverizzati nel giro di meno di un'ora. I 400 tagliandi messi a disposizione per quanto riguarda il club nerazzurro, il settore ospite dell'Arena Garibaldi. Salernitana scortata da 400 e passa tifosi della Salernitana, perché ce ne saranno tanti altri anche negli altri settori dello stadio. Salernitana che punta al poker di vittorie di fila, ma sicuramente al pokerissimo di risultati consecutivi. Lo fa Bollini con il suo credo, con il suo spartito tattico, con la sua colonna vertebrale della squadra. L'unico dubbio sostanzialmente, anche oggi è provato a mischiare le carte, è l'ultima maglia del tridente offensivo. Non ci sarà Busellato, il giallo è presto detto, insomma Busellato anche per bocca del suo agente ha subito uno stiramento e ne avrà almeno per un altro mese. Per fortuna c'è abbondanza a centrocampo. Buonasera e grazie di aver raccolto il nostro invito al direttore sportivo Giuseppe Cannella. Mi preme sottolineare che mi onora della sua presenza, anche perché insomma fresco papà bis. Facciamo gli auguri anche grazie, alla piacere. Alla primogenita della terza generazione Cannella. Perfetto. Come si chiama? Alice. Alice, bellissimo, bellissimo. Allora, direttore, ho insistito affinché tu fossi qui prima della trasferta con il Pisa, perché Gattuso è un po' il tuo figlioccio, lo hai insomma accompagnato in buona parte del suo percorso di giocatore. Nel girone d'andata eri qui proprio prima della trasferta. Agli inizi Eugenio, e poi magari accompagnarlo nella sua. Però insomma, come al solito ci hai visto lungo. Sì, è un ragazzo d'oro prima di tutto. Questo Pisa riflette il carattere del suo allenatore o è anche per forza di necessità che risulta una squadra che non prende gol ma anche il peggiore attacco della squadra? È la sua qualità migliore, quella di trasportare il suo io all'interno di uno spogliatoio che fa dell'agonismo, della voglia, della caparbietà la sua qualità migliore. Lui ha fatto un miracolo l'anno scorso, perché era arrivato a Pisa tra mille scetticismi con una società che non c'è mai stata fino a qualche mese fa. Vincere un campionato con quelle forze in Serie C, che poi è difficilissimo sempre vincere, ha dimostrato di avere un futuro, a mio parere, importante. Poi quest'anno a Pisa è capitato di tutto, non ha potuto fare mercato, l'ha fatto poco e male, poi finalmente è arrivata una proprietà e diciamo che lui sta tenendo botta tra mille difficoltà. Che partita ti aspetti sabato pomeriggio all'Arena Garibaldi? C'è il grande entusiasmo della Salernitana, no? L'ultima volta che sono arrivato ne abbiamo parlato, per me è una buona rosa, una buona squadra, ero un po' scettico sul lavoro di Bollini, devo dire che ha avuto capacità intuitiva e tatticamente di mettere a posto questa squadra come io mi auguravo, perché un po' di esperienza ce l'abbiamo, è riuscita a mettere i punti giusti. Direttore, ha avuto anche coraggio Bollini, ma probabilmente anche supportato, e quanto conta il supporto societario, perché insomma mettere fuori Rosina, insomma sono cambiate un po' le gerarchie. Io devo riconoscere a Giuseppe Cannella che praticamente nel girone d'andata, proprio alla vigilia di Salernitana-Pisa, Cannella era scettico sull'impiego di Rosina in questo contesto di rosa, e quando qualcuno gli insomma addirittura provò a bacchettarlo dagli amici della casa al nostro sito internet dicendo: direttore, però Rosina l'anno scorso nel Bari ha fatto 12 assist, 13 gol, Cannella diede le sue motivazioni e disse: il Bari non è che abbia raggiunto gli obiettivi che aveva raggiunto. Genio, parliamo è di... cambiato il vento, direttore. Parliamo di un giocatore importante, per cui tanto di rispetto a Rosina nel modo più assoluto. Io ho semplicemente posto un quesito all'interno dello staff della Salernitana, perché tu l'anno prima
era una neopromossa la Salernitana, si è affacciata con due attaccanti, Coda e Donnarumma, che hanno fatto la differenza, quindi si riparte da quella base. Al di là dei moduli, è tanto di rispetto alla società nella persona di Fabiani, che ha cercato di, come dire, rinfoltire questa rosa con giocatori di esperienza e di importanza, ma non sempre questo poi porta a un risultato tecnico, tattico. Bravo Bollini, perché è riuscito con l'autorità e a farsi capire, perché sicuramente ha una buona dialettica, sa imporsi, a trovare uno schema che ha dato i risultati che adesso a Salerno si vedono. Io mossi delle perplessità anche sul centrocampo. Quando mi chiedesti di Minali, ho detto semplicemente che è un giocatore di quantità e in Serie B è la qualità migliore che ci vuole, perché quando hai resistenza e qualità, in Serie B duri più degli altri e sfrutti le qualità dei giocatori importanti come Donnarumma e Coda. E non a caso Bollini sta partendo proprio, lo dicevo in apertura, da questa colonna vertebrale, insomma, che è l'asse portante di una squadra. Il portiere è fortemente voluto da Bollini, Gomis, il difensore centrale che gli ha permesso di tornare a 4, Bernardini. Ma anche che Tuia. Che con Tuia è... Posso interrompere? Certo. Io sono molto amico di Gregucci, no? Proprio un'amicizia al di là del calcio. Quando lui, nella esperienza che ebbe a Salerno, se non sbaglio in C, arrivava questo ragazzo dalla Lazio, vedi, dalla Lazio dove Bollini poi certo è cresciuto con questi ragazzi, e mi diceva: Peppe, vedi che questo è un giocatore importante perché può diventare... Riferito a Tuia. A Tuia, sto parlando di Tuia. Poi Bernardini ha già un passato, ha esperienze in categoria. Lui ha fatto leva su quelli che sono i ragazzi che ha cresciuto, no? Che conosce e si può fidare. E allora, cominciamo ad evadere un po' di messaggi al nostro sito internet, che la presenza del direttore Cannella rievoca i fasti di un tempo che fu per il suo passato. Facciamo il Lamarcord. Allora, riserviamoci Lamarcord per la fine della trasmissione. Dai. Granata 19 ci scrive: Beppe Cannella, potrebbe dirci quanto varrà un giocatore come Donnarumma a luglio, considerando la scadenza 2018 e il fatto che ha fatto una stagione altalenante con tanta panchina? A 500.000 euro è ben pagato. Ricordo che c'è stata delle dichiarazioni del suo agente che ha detto ad agosto, a luglio, insomma a giugno. È un agente con i fiocchi quello lì, Giuffredi. Cioè, Mario è un ragazzo in gamba. È uno sveglio. È uno fatto sveglio. Da solo, bisogna solo fargli i complimenti. Conosce come funziona il mercato. Un prezzo non si può fare su un giocatore, perché se poi c'è un accordo con la società si può anche rinnovare e cederlo. Quindi io non faccio prezzi, il prezzo lo fa sempre la società che lo richiede. Nico ti chiede, buonasera, due domande per Cannella. Uno, da navigato dirigente sportivo, come avrebbe gestito le dichiarazioni del procuratore di Donnarumma, il quale a gamba tesa, in un momento positivo di squadra ed ambiente, ha dichiarato che il ragazzo non rinnoverà ed andrà via a fine anno. Era il caso di fare certe dichiarazioni in questo momento? Possono esserci dei contraccolpi all'interno dello spogliatoio? Seconda domanda. Non scopriamo certo oggi il suo occhio attento per i giovani. Vorrei quindi chiederle se secondo lei, con i vari sprocati, Ogier, Busellato, tutti di proprietà o con riscatto a cifre abbordabili, si può aprire un ciclo simile a quello che si aprì con i vari Breda, Tosto, eccetera, che nel giro di 4-5 anni portò al consolidamento in B e successivamente alla storica promozione. Allora, la prima domanda, il procuratore bisogna che abbia un rapporto con la società, e ce l'ha, perché ci sono diversi giocatori. Vero. Che lui ha. Credo che sia la gente che ha più giocatori della Salernitana. Sì, nella Salernitana. Quindi c'è, diciamo, un buon rapporto con Fabiani e con la società. Ronaldo, se non sbaglio. Comunque, Ronaldo, Busellato, Improta, Donnarumma. La figura del procuratore è anche di tutela verso il giocatore. Magari i giocatori non sono tutti uguali. Evidentemente, è un mio parere, Donnarumma vuole essere considerato per quello che vale, e il procuratore deve fare una botta di qua e una botta di là, come si suol dire, però i rapporti sono ottimi. Poi sulla seconda domanda... Però non hai detto come l'avresti gestita. Non la posso... Allora, bisogna sapere che quando si parla dall'esterno si commettono sempre degli errori. Qua ci sono dirigenti navigati e un procuratore che ha molti giocatori all'interno. Io non posso dare un giudizio. Dico semplicemente che, ritornando al discorso che ti ho fatto prima, il calciatore evidentemente è insofferente e il procuratore deve gestire queste situazioni. Deve fare il suo interesse. Sicuramente. Ma tu, da direttore, come lo avresti gestito una volta che ti trovavi la patata? Ti avvisa, no, il procuratore. Ti avvisa. Ti avvisa, ti dice: direttore, io faccio queste cose perché è troppo intelligente per non farle. Diciamo che si sa tutto. Tornando ai giovani, è importante che se si dà di questi tempi un'impronta
diciamo una base che poi tra l'altro è giovane ed interessante, come sta facendo la Salernitana, si può solo che crescere. Direttore, se guardiamo un attimo la classifica, Salernitana ha 42 punti, reduce da 3 vittorie di fila e 4 risultati utili consecutivi, 3 partite che non prende gol, è in un magic moment, la quota playoff credo che sia 62, poi correggimi se sbaglio, 20 punti, 10 partite alla fine, ce la può fare? Se c'è questo entusiasmo, allora, quando ci sono i risultati lo spogliatoio si cementa, l'allenatore si diverte ad allenare, le soluzioni la Salernitana ce l'ha, adesso bisogna stare concentrati e far sì che ogni partita è come se fosse una eliminazione di coppa, no? Che devi andare fuori, quindi devi fare punti, devi cercare di non perdere, di farlo il meno possibile, di non subire gol, perché col potenziale d'attacco che ha la Salernitana il gol lo trova, per cui se riesce così a sistemarsi nella fase difensiva, ad essere coesa nella fase dietro la palla, sicuramente la Salernitana può ambire a fare un campionato all'altezza della città, consentimi. Che vuoi dire con questo? Ma che è una bella cosa. Ma stiamo scherzando, io qua ho vissuto degli anni meravigliosi, come si fa a non parlare di un pubblico così? È chiaro che quando le cose non vanno bene la gente ti contesta, perché c'è, non è bello, anche le contestazioni servono per farti riflettere, per fare una vita diversa. E testimoniano l'importanza della piazza, no? E certo, ma chi è che ha un panorama? Bari, adesso la Spagna. Verona. Il Verona là è uno zoccolo, tu si sentono da, ah, io ci sono stato, sono un grandissimo pubblico, ma Salerno è tra le prime piazze in Serie B, come si fa a non gioire con loro? Parlavi del potenziale offensivo, abbiamo detto che sono cambiate le gerarchie, Bollini ha avuto coraggio, io credo abbia avuto anche il supporto della società, della proprietà, di Lotito soprattutto. Ti chiedo, in tre per una maglia sostanzialmente, in avanti, Coda e certo, Sprocati ti ha convinto, io credo che vada per la conferma, è fresco. E dall'altra parte Salernitana con tridente formato trasferta, in Prota piuttosto che Rosina o Donnarumma, che io onestamente vedo un po' più a fatica esterno offensivo. Questo sicuramente è la settimana che lo decide. L'allenatore durante gli allenamenti vedi che ha più verve, no? Chi è più pronto, questa è la settimana di lavoro. Nel momento in cui l'allenatore... E incide l'avversario, direttore? Ma quando hai personalità poco... Perché se ottieni questi risultati è perché hai preso consapevolezza della propria forza, per cui io in base alla mia esperienza non mi preoccupo, rispetto l'avversario nelle proprie qualità, ma comunque devo essere padrone della mia sicurezza, quindi sicuramente Bollini sa di avere in questo momento una società, una squadra in mano che può dargli soddisfazione e fa giocare chi ritiene più opportuno e pronto. Secondo te? Credo che squadra che vince non si tocca, quindi... Confermeresti la stessa squadra con Donnarumma? È una regola vecchia del calcio. Poi il Pisa è una squadra che comunque deve fare punti. Un po' di spazio te lo dà, quindi la freschezza di Sprocati è importante. Poi Donnarumma dall'altra parte? Donnarumma è uno che se ai tempi di inserimento, con Coda che balla, insomma, la squadra è viva. Ma però io so che tu sei stato sempre un grande stimatore di Improta, o sbaglio? Sì, è un buon giocatore, anche se ha avuto un'involuzione, secondo me. Perché? È diventato più da corsa. Prima sì, era... oramai viaggia sul binario. E quando un giocatore nasce con delle qualità offensive, viene messo perché ha una grande resistenza, sì, perde un po' quella che è la sua capacità, che l'ha fatto diventare Improta un buon giocatore. Secondo te per un'involuzione sua o perché è stato allenato diversamente? Alle volte i giovani partono con dei propositi importanti, poi magari non tengono quel passo e si privilegiano le proprie qualità fisiche. In questo caso Improta è quello che stiamo vedendo. Dobbiamo andare in pubblicità, mi ero riservato di dire alla fine della trasmissione, ne facciamo un po' e un po' a cavallo dei comunicati commerciali. Semplicemente al nostro sito internet tvoggisalerno.it, al link Zona Mista News, scrive: per Cannella, nella sua avventura salernitana, qual è stato l'acquisto più difficile da portare a termine e quello che le ha dato più soddisfazione professionale? Bella domanda questa. Belli, ma sono stati tanti i giocatori. Io sono ricordavo nel post su Facebook, ricordavo Giovanni Tedesco e Kolucek, Zeman,
questo nella seconda fase. Nella seconda la fase. Prima fase o l'ho scritto, ma tu sei giovani, stato quello che ha lanciato la Salernitana di Sonzogni, poi bravo. Di Rossi, non c'eri tu era con Rossi. Era il mio Licata che ho portato. Però era il tuo Licata, cioè diciamo i vari che, disco. Bravo, i giovani non si ricordano, ma io sono molto molto legato a quella Salernitana, intanto perché ero molto giovane. avevo sui 33 anni, per me era una cosa meravigliosa venire a lavorare a Salerno, in una crescita, i giocatori erano figli, fratelli, un allenatore importante come Sonzogni, che oggi non si fa ricordo, ma all'epoca in Serie C era tanta roba. Basti io ricordo che un errore dal dischetto di Breda che costò la promozione di fatto. Con la Cireale. Bravissimo. No? Allora, con la Cireale di Papadopoulo che poi ha fatto, c'era Modica. Voglio dire, la gente non si ricorda, ma io ho avuto allicata anche giocatori come Giampaolo, no? Sì. Che oggi è l'allenatore, che è un altro mio figlio, ci sentiamo spesso, che lui ha deciso di fare l'allenatore perché era innamorato di Sonzogni, la linea difensiva che noi vediamo di Sarri, il maestro puro era Sonzogni. Con la Salernitana all'epoca, quella Salernitana, che era mezza Sicilia, non prendevamo gol manco se venivano con i fucili. E i centrali erano Circati? No, dopo no. Arrivò Circati. Circati arrivò l'anno vincere. Successivo. Beh, c'era Giuliano. Giuliano Grassadonia. Grassadonia poi lo fece andare al Cagliari. Al Cagliari. C'era una buona squadra, c'erano giocatori veramente importanti. Io mi ricordo Rachini, Cudini. Cudini. Cioè, gente che poi ha fatto 10 anni calciatore professionistico, sì, ma non capitava mai. C'è Fabregas che ci ha dato la campanella, andiamo in Serie B, anche perché io insomma i capelli li ho persi, però all'epoca ce l'avevo e i ricordi si rincorrono. Andiamo in pubblicità subito dopo la seconda parte di Zona Mista News con Peppe Cannella. 9 minuti alle ore 21 in diretta su TV Oggi Salerno, seconda parte di Zona Mista News in compagnia con il direttore sportivo Cannella, direttore della Salernitana, ma anche di Cagliari, insomma a sfogliare l'album dei ricordi si farebbe troppa fatica, direttore. Ti chiedono da casa, al nostro sito internet, Barry Allen, Cannella, per i playoff occorrono 62 o 67 punti secondo lei? Beh, 67 è la sicurezza. È la certezza. Poi bisogna vedere anche la posizione, no? Cioè, nel senso, come ci arrivi, in che posizione ci arrivi, con che livello fisico ci arrivi. Io gli ultimi li ho fatti col Modena e devo dire che arriviamo alla semifinale un po' cotti, perché quando parti e poi ti fermi e poi riparti, sprechi. Gli step sono anche se avevamo una squadra importante che nessuno conosceva, che poi diventarono importanti, però ripeto, se arrivi ai playoff ci devi arrivare anche in una condizione, una posizione ottimale, perché se arrivi ultimo è un po' penalizzante, devi fare le partite una secca fuori casa, insomma è uno schema che comporta notevoli dispendi energetici, quindi se tu ci arrivi in una posizione in crescendo, in entusiasmo, come può capitare se in anelli ancora vittorie, può essere un fatto positivo, tenendo conto che le tre davanti, adesso parliamo in generale, ci auguriamo che la Salernitana riesca ad arrivare a questo obiettivo che sarebbe bellissimo e importante, poi sappiamo il calore che la città può dare in queste fasi, però diciamo che sulle tre prime in classifica due posti vanno, la terza delle escluse è quella che ha fatto un campionato importante. Dovesse essere il Verona o la Spallo o il Frosinone, restano favorite. La favorita. Non c'è il rischio che arrivi poi cotto perché hai perso quel... Sì, però hanno un organico importante, hanno una posizione di classifica importante, perché da qui alla fine per me crescerà il divario tra le quarte. E questo conta. No, ma potrebbe essere letale, perché non ci sarebbero proprio i playoff se fosse di 10 punti. No, io parlo che comunque non credo, questa cosa è accaduta una sola volta. Con Genoa, Juventus e Napoli. Quel campionato lì io l'ho fatto con allenatore Ventura, al Verona. Allenatore che avevi già portato al Cagliari tu. Al Cagliari, poi quando fui richiamato dalla Salernitana, che stava, diciamo, iscrivendosi al campionato, che purtroppo... Lo ha detto Aliberti su questo stesso scranno, ha detto convinsi che il presidente a prendere Ventura, che è un mio grande amico, gli voglio un bene da matti, ritengo che sia uno degli allenatori più antipatici ma più bravi. Insomma, è una persona antipatica nel senso positivo, sì. Perché ti distrugge,
Vero. Però è un maestro di calcio, è straordinario. Io faccio un volo pindarico a proposito di Ventura. Per lavoro andai a fare Juve Stabia Torino, quando la Juve Stabia era in B. A proposito del ti distrugge, era irritante, sì, il tipo di spezzare il gioco del Torino, però era nella forma mentis di Ventura che aveva un obiettivo e poi alla fine il Torino andò in Serie A. Ma guarda, io lo portai a Cagliari. Lui aveva vinto due campionati a Lecce, CBBA. Convinsi sia Cellino che lui, perché doveva venire Rea, doveva venire un sacco di allenatori. Io dissi, presidente, si fidi di me, prendiamo questo qui. Dopo è stato 5 anni e Cellino, certo, è rinomato che è un po' come Zamparini. Mangia gli allenatori, sì. Avevamo lì un giocatore importante, che era il capitano di quel Cagliari, che si chiamava Bisoli, che doveva smettere e parlava già da allenatore. Mi ricordo le guerre che veniva da me e dicevo: vuoi vincere il campionato? Mi devi mandare via Bisoli, Scocuggia e Muzzi. Io gli dissi: niente di meno. Ti mando via Bisoli, ti mando via Scocuggia, però dobbiamo tenere Muzzi. E mi ricordo, e finiamo, che avevamo un giocatore che era una stella ma non riusciva ad emergere, a splendere, che era O'Neill, Fabiano O'Neill. Madonna mia. Lui gli dipinse un ruolo alla Pirlo e questo giocatore dopo un anno lo vendemmo alla Juventus a 20 miliardi di allora. Insomma, pillole di saggezza. Ancora da casa, Davide 1919. Cannella, è stato mai vicino al ritorno in Granata nell'ultimo decennio? Se dovesse fare un solo nome tra i 22 e 23 componenti della Rosa, chi sceglierebbe come leader in queste ultime 10 giornate? Chi potrebbe caricarsi la squadra per condurla al sogno playoff? Forse è vero, è mancato fino a poco tempo fa la presenza di un leader. Guarda, c'è un giocatore che a me fa impazzire per qualità, che è Ronaldo. Se avesse la personalità che stiamo cercando, io non lo so, però ha una qualità incredibile. Magari alle volte sembra timido. Sembra lento, però oggi è supportato da due mezzale. Bravo, da Minala, esatto, da Minala e Oceano, Busellato. Questa è la capacità, l'intelligenza di un allenatore come Bollini in questo momento, di ritagliare la qualità sulla continuità e la resistenza di due giocatori di supporto, cosa che prima non c'era. Voglio dire, Ronaldo ha toccato anche la Serie A, apro una parentesi, ti parlavo di Giampaolo prima, no? Che ci sentiamo spesso. Mi ricordo che quando lui l'anno scorso è arrivato all'Empoli, sì, io gli chiedevo, perché andai a vedere all'inizio Milan-Empoli, mi piacque molto Diusse, che era un centrocampista, e io gli dissi, ma Ronaldo, dice, è più forte, è un giocatore straordinario, non è lento, quando tu sai giocare a calcio, viaggia la palla. E perché lo ha lasciato andare Giampaolo allora? No, è perché poi dopo non è che l'allenatore decide, aveva un altro tipo di impostazione tattica contro gli avversari, perché sai, l'Empoli, quando tu giochi anche con il Chievo... Era anche un po' chiuso da... No, faccio capire, quando sei l'Empoli in Serie A, è l'obiettivo primario quello di salvarti, tutti quelli che vengono a giocare, se non vincono con l'Empoli, con chi vinci? Per cui ha dovuto fare delle scelte più su quantità e velocità. Ma quando è una squadra che sa giocare a calcio, è alta, un giocatore come Ronaldo, io non lo conosco bene, ma se avesse la personalità sarebbe un giocatore da tutta la vita, perché lui vede prima degli altri. È importante anche in funzione del vedere prima degli altri il movimento che fanno i giocatori. Sprocati è uno che si muove sempre, Donnarumma è intelligente, Coda attacca lo spazio, per cui è facile giocare quando hai giocatori bravi che si muovono senza palla. Mi viene da sorridere perché sono certo che ti starà seguendo, c'è un tifosissimo della Salernitana che è un fan di Ronaldo, è anche un tuo fan, adesso sentendo c'è che affinità. Hai tessuto le lodi di Ronaldo, lo sentirò per una settimana dicendo: hai visto, anche il direttore Cannella vota Ronaldo. Giocatori bravi. Secondo te non ha ancora la personalità non giusta? Non è quello. Allora, paradossalmente, se metti Ronaldo al Milan, dove ci sono giocatori importanti che si muovono senza palla e tu li trovi, è più facile. Quando tu giochi con una squadra che è alla ricerca di un'identità, che è vittima dei risultati, c'è un po', perciò si chiama B. Questi giocatori alle volte, se riescono ad emergere in un campionato importante, facciamo gli scongiuri, la Salernitana è in una crescita continua, lui sta giocando, sì, significa che la qualità te la dà lui, se tu fai gol e non ne prendi, è perché chi esce dalla difesa, c'è la banca, riceve Ronaldo,
e palla in banca. In possesso di Ronaldo, Coda, che è intelligente, sa che se lo vede la palla arriva, parte prima che tocchi. Questa era la forza di Pirlo. Non so se rendo l'idea. Chiarissimo. La qualità non è acqua. Chiarissimo. Se, come al solito, pillole di saggezza. Volo pindarico dal rettangolo verde alla stanza dei bottoni. Un flash di cannella, vista l'esperienza, tutto quello che sta accadendo e non accadendo nel sistema calcio dalla Lega A alla Lega B con Lotito in mezzo. Dovessi fare un exit poll, una percentuale, no, guarda, che cosa accade, direttore? Lotito è un personaggio a 360 gradi. Tutto quello che diciamo poi alla fine vale o non vale. È una persona che vuole vivere tutto quello che fa. Ha un'intensità che potrebbe essere uno dei migliori giocatori per resistenza in qualsiasi squadra. Che posso dirti? Non è una bella cosa vedere che le due leghe non hanno un rappresentante. Anche oggi fu una grigia. È il calcio italiano che poi paga. Paga a livello internazionale. C'è questa politica che entra dappertutto e non è bello. Dovremmo trovare dei personaggi. Io ho conosciuto Abodi, no? Ho fatto tanti anni di B. È un politico, ma comunque presente, riesce a mediare. Era una persona, a mio parere, valida per la B. Ha fatto tante cose buone in un momento di crisi, parliamo di crisi economica. Lotito in tutto questo vuole, tra virgolette, nel senso buono, brigare, no? Avere potere. Non vuole perdere, decidere, lo scranno in Consiglio federale. Ora, o lo prende dalla Lega A, però c'è una frattura, pare insanabile, con le major, insomma, con le 4-5 squadre, sì, principali. Marotta non a caso era il candidato, sembrerebbe il candidato. Poi c'è quello del Bologna. Se non dovesse riuscirci fronte A, ha il paracadute o proverà a usare il piano B presentandosi come presidente di Lega B, dove ma non può essere, dai, non esiste al mondo che può fare un presidente della Lazio fare il presidente di Lega B. Sono due figure, io non la vedo, cioè noi del calcio all'interno non è una cosa che va al di là delle strategie dei presidenti, non esiste al mondo, cioè voglio dire, non è una bella cosa. O fai il presidente di B o fai il presidente di un club, che poi ce n'è un altro. Certo, chiaro. Lasci un altro, ma la proprietà è tua, non va bene. Io mi ricordo all'epoca di Casillo, che avevamo più società e c'era sempre questo dibattito. Vero. Lotito oggi è Lotito perché, con tutto il rispetto, è una persona da non sottovalutare, valida, presente, risolve i problemi, c'è. Quando c'è, nel bene e nel male, tu te la trovi. Però quando io ho fatto calcio a certi livelli, nel mio piccolo, avevo dirigenti importanti, c'erano presidenti importanti, figure importanti nel calcio, parlavano e stavi fermo, c'era il Buonsensi, Galliani quando arrivava, c'era Giraudo, voglio dire, al di là dell'ombra di Moggi, certo, non c'era tutto sto, diciamo, tra virgolette, casino, si decideva, si andava avanti. Il buon Nizzola, erano personaggi d'immagine, ma poi le cose si facevano. Il calcio era ricco, diciamo, l'Italia calcistica ha raccolto tantissimo. Riflette la congiuntura economica anche? Secondo me sì, ma è dappertutto che non va. Se parliamo dell'Europa, la crisi non è solo italiana. Però Germania e Inghilterra stanno dando dei segnali importanti. Ma perché sanno vendere il prodotto, non facciamo confusione. Cioè, in Inghilterra il calcio è sempre stato un business. In tutti, a parte che c'è una cultura diversa, diventiamo ripetitivi. Se tu fai il merchandise lì e decidi di vendere una maglietta ogni 6 mesi, stai tranquillo che la gente non la va a comprare. È una cultura diversa. In Italia purtroppo dovremmo crescere tantissimo sotto questo aspetto. Però è anche vero che appena hai provato a sposare il modello inglese, vedi lo Juventus Stadium, vedi il museo anche della lì, Juventus. Eugenio, stiamo andando oltre calcio, ma in Italia è sempre la politica che blocca. Guarda che sta accadendo a Roma, sponda Roma, per non parlare della Lazio. Arriva una giunta, ti delibera un progetto, sì, tu prendi degli impegni, vai a finanziare, anche fare un progetto costa tanti soldi. Certo. Cambiano le giunte, si riparte la politica. In Italia siamo particolari, dai. Ti interrompo un attimo, dovremmo avere in collegamento telefonico il collega Antonio Scuglia del Tirreno, direttamente da Pisa. Antonio, buonasera, ci sei?
Ecco, io avevo fatto cenno a Fabregas di approntare il collegamento telefonico. Fabregas che è il centrocampista del Barcellona. Fabregas è il centrocampista del Barcellona, cioè lui è nato e tifoso, noi abbiamo il nostro Fabregas, è tifoso dei Gunners. Ti posso raccontare certo. Un aneddoto? Assolutamente. Ero trasferto in Inghilterra con il Ball Caliendo, perché insieme avevamo avuto mandato da Lotito, guarda caso. Ah. A portare all'Arsenal Dabo, non so se ti ricordi. Come? Lui era il primo anno che arrivava alla Lazio, aveva 9 telefonini. Poi ne ha tolto qualcuno. E ci prestava per dare sto Dabo. E andammo, siccome Caliendo all'epoca era un po' più lucido, poverino, e andammo da Arsène Wenger, perché insieme erano stati in Giappone, no? Sì. E andammo a parlare di Dabo, in quanto francese. Certo. Per non portartela alla lunga, ho assistito alle sordi di Fabregas. Un ragazzo di 16 anni e mezzo, 17 anni, che era un fenomeno all'Arsenal, era una cosa straordinaria. Quella che mi rimase impresso, la mamma, che era bellissima. Musica per le orecchie del nostro regista. Ci sta ascoltando invece Antonio Scuglia del Tirreno, direttamente da Pisa. Antonio, buonasera. In nostra compagnia il direttore sportivo Giuseppe Cannella, che ricorderai sicuramente. Si parlava, abbiamo esteso il campo, oltre al rettangolo verde, anche alla politica del calcio. Cannella giustamente da navigato dirigente ha parlato e ha detto che insomma il calcio in Italia è frenato molto anche dalla politica. Mi verrebbe da pensare che cosa sta accadendo a Pisa, ma ci vorrebbero 3 trasmissioni, Antonio. Ciao, buonasera a tutti e buonasera direttore. Buonasera. Beh, diciamo che il calcio purtroppo non sfugge al resto della società civile, che non è molto aiutata dalla politica negli ultimi decenni, questo è vero. Secondo me non è che il calcio vada peggio delle altre cose, però purtroppo è lo specchio del paese anche nei mancati aiuti per la costruzione e lo sviluppo da parte della politica, e questo e vale a Salerno come a Pisa, come ovunque. Verissimo. Antonio, non so se sai, magari glielo dirai o lo saluterai, ma Cannella ha il telefonino e si sente in stretto contatto con Rino Gattuso. Cannella è stato insomma il suo talent scout di quando Gattuso era ai Glasgow Rangers, quindi insomma si sentono frequentemente, quindi gli potrai mandare anche dei visu i saluti del direttore. Domani credo che ci sia conferenza di Gattuso, le ultimissime nell'azzurra. Allora, le ultimissime, guarda, curiosamente sono che domani Gattuso non farà la conferenza stampa. Ecco appunto. Perché è arrivato stasera un comunicato da parte della società dove si dice che non la farà per motivi logistici. E in genere Gattuso, quando non parla prima della partita, o lo fa per pretattica perché deve nascondere magari delle questioni riguardanti gli infortunati, non tanto le scelte tattiche, ma proprio gli infortuni, e allora non vuole né dire bugie né lasciarsi scappare delle verità scomode, oppure come nel caso di questi giorni dove a Pisa insomma c'è un po' di questioni un po' controverse anche riguardo alla tifoseria, vuole evitare magari di fare dichiarazioni che possono essere interpretate in modo sbagliato. Perché delle due quale, Antonio? Cioè, ci sono infortunati che sta provando a tenere nascosti? C'è qualcosa di nuovo sul fronte infermeria? Allora, noi abbiamo due giocatori che sono due difensori, un terzino destro, titolare, Golubovic, e sì, un difensore. Ne parlavi ieri, che probabilmente giocherà Mannini al suo posto. Ecco, e tutti e due ci risulta che si stiano allenando con il gruppo. Però effettivamente nelle ultime settimane non si erano allenati solo, facevano terapie e allenamenti da soli, quindi non sappiamo se sono in grado di essere schierati. Io credo che Golubovic, per quanto sia un giocatore importante nello scacchiere del Pisa, soprattutto quando gioca a 4 e sabato lo farà, se viene portato va in panchina e all'inizio giocherà persino adesso Mannini, che come sapete, come abbiamo già detto in questi giorni, non è un terzino ma un centrocampista offensivo, addirittura un attaccante. Landre, che è un difensore centrale fortissimo, il Pisa l'ha preso in prestito dal Genoa, che l'ha comprata a gennaio dal Lens in Francia, sì. Però fino a giugno lo ha lasciato al Pisa, ha fatto delle partite straordinarie quando è arrivato, poi è stato bloccato da un problema fisico, è stato fuori e ora è tornato a Pisa ad allenarsi con la squadra, e lui è un difensore centrale di grandissime qualità, infatti l'anno prossimo giocherà in Serie A, però purtroppo per il Pisa non è ancora in condizione di essere schierato. E quindi mi dicevi, secondo te possono, quindi, queste due possono essere le sorprese? Sì, in teoria possono essere loro.
anche se io credo che non siano in condizione di giocare quantomeno da titolari nessuno dei due. Ma sarà comunque 4-3-3, Pisa specchio della Salernitana? Sì, o 4-3-3 o magari 4-3-1-2, perché noi abbiamo un giocatore, Tabanelli, che sì, è entrato dopo un gravissimo infortunio le settimane scorse, anche se non è un trequartista di ruolo, però è un giocatore che è bravo anche a giocare a cavallo fra la mediana e le punte, quindi potrebbe giocare in un ruolo un po' atipico, però insomma 4-3-1-2, 4-3-3 o 4-3-2-1, ci stiamo a raccontare sempre delle storie, certo, la stessa cosa, non cambia molto. Io credo sì che tu abbia detto bene, giocherà con il 4-3-3. Io non so se il direttore vuole, Cannella vuole insomma intervenire. Non è male più assoluto. Non, è che dite tutto voi tatticamente, io ascolto. Tu, invece il difensore centrale di cui parlava il collega di Pisa lo conosci, insomma, si dice un gran bene. Che... Sì, è stato un acquisto del Genova, me ne parlava molto bene anche Rino, poi purtroppo ha avuto questi infortuni e è venuto a mancare. Diciamo che è stato un po' penalizzato in difesa Rino da tutti gli infortuni, quindi gli è mancato molto questo giocatore, perché può fare sia il centrale che anche basso a sinistra, quindi... Ha perso un buon giocatore. Quindi potrebbe giocare anche esterno basso a sinistra? Sì, l'ha fatto già. Ah, ok. Antonio, non so se ci sono ultimissime, altrimenti ci sentiamo domani per le probabili formazioni sponda nerazzurra e sponda granata. Sì, io vi dico solo che stanno andando verso l'esaurimento dei biglietti, finito il settore ospiti, quello subito lo sapevate, sì, finita la curva locale, finita la gradinata, restano solo 150 biglietti di tribuna inferiore e 500 di tribuna superiore, credo che lo stadio andrà tutto esaurito. Che è la capienza 8.000 e passa, mi pare. Purtroppo soltanto 8.600 posti. Perché gran parte dello stadio non è agibile, e questo è brutto, perché sarebbe bello vedere più gente, però non si può, assolutamente. Non ci sono i lavori, quindi no. Grazie ad Antonio Scuglia, collega del Tirreno, ci sentiamo domani sera, Antonio, grazie. Direttore, siamo in conclusione. Abbiamo fatto una bella chiacchierata. È una bella chiacchierata, insomma, abbiamo parlato di tattica. Gattuso perché non parla, secondo te? Come dice lui, pretattica o frizione con i tifosi? È un momento particolare, il Pisa ha avuto una bella penalità. Quattro punti. Stanno tirando, adesso si trovano in quella situazione di classifica. Lui è uno che non molla niente, cura tutto a 360 gradi i giocatori, li segue, gli telefona. Sa che in questo momento deve fare silenzio, poi lui ci tiene alla serenità. Sì, a proposito di al questo... Al di là del rispetto di Bollini che sta facendo bene, il sogno sarebbe vedere Rino allenare la serenità, no? Magari in Serie A. Verrebbe a piedi, eh? Lui è un talento, riesce a resuscitare i morti. Voi non avete idea l'anno scorso che ha fatto. Io vedo Tabanelli, che era un giocatore che è andato anche in Inghilterra, sì, che nasce come giocatore di qualità, avere l'intensità che gli ha dato lui. È vero. Cioè, lui riesce, l'allenatore è importante quando trova la chiave. Dai, andare a espugnare lo Zaccheria. Lui è un ladro di anime, Gattuso è un ladro di anime, riesce a farsi dare tutto. Sai, racconto questo episodio e chiudiamo. Proprio l'ultima volta che sei stato qui, prima di Pisa, di Salernitana Pisa, raccontasti l'episodio, oramai è andato in prescrizione, di Gattuso e Montero. Sì. Io poi gliel'ho riportata a Gattuso in sala stampa e lui si è messo a ridere, sì, dice... Non solo come lo sai, ma disse insomma ne ho fatte tante, quella diciamo che è stata la mia, è iniziata la mia carriera di uomo di... Un fenomeno, dovrebbero nascere tanti Gattus per darci il gusto veramente. Io resterei ad ora intera ad ascoltarlo, ho il privilegio di andare a casa sua, sono amico della moglie, dei figli, che poi figlio è una cosa spettacolare come lui, è un ragazzo che ha qualità innate, il padre, io sono amico di famiglia, è un anche talento. Anche il figlio talento? No, non so se gioca a calcio, ma è sveglio, come sì, dici, c'è gente che ha qualcosa in più. Last minute, ultima, 30 secondi, il pronostico di Pisa Salernitana. Non ne faccio, perché sono innamorato di Salerno e della Salernitana. Rina è un figlioletto, quindi che vinca il migliore. Ci sono due, vengono da due partite fatte bene, perché pareggiare a Verona... E pareggiare a Pisa sarebbe un buon punto per la Salernitana, forse meno per il la Pisa. La Salernitana, come abbiamo detto all'inizio della trasmissione, deve continuare nella positività, sì, qual essa sia, perché poi dopo i risultati vengono.
Grazie, grazie, grazie al direttore sportivo Giuseppe Cannella, grazie agli amici da casa, grazie agli internauti che hanno interagito con noi. L'appuntamento con Zona Mista News ritorna domani sera puntuale alle 20.30 su TV Oggi Salerno, solito, classico, tradizionale, standard. Ciao. In collaborazione con Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.